Giovanni Sgrò, figlio di emigrati calabresi, nato in Canada, fa l'avvocato, nel tempo libero si esibisce con la sua band. Sentiamo la sua storia. Quando non suono, sono un avvocato. Da quando ero piccolo, il sogno era di essere un rockstar. Però, come molte altre persone, ho realizzato che se volevo mangiare, dovevo andare a scuola. So, sono andato a scuola e ho pagato però per l'educazione suonando. Questo posto è il mio. Quando abbiamo aperto ho visto che quello che mancava è una cosa specifica per le persone italiane. Il nostro spettacolo racconta la storia degli artisti americani e italiani che si hanno rubati uno dall'altro. Quando Tozzi ha scritto Pregherò, inizialmente era una canzone qui negli Stati Uniti che si chiama Stand By Me, molto famosa. Però Pregherò anche era famosa in Italia. Però nessuno sa che Gloria, per esempio, inizialmente era scritta in Italia e poi dopo un tempo l'hanno fatto famoso qui. Sono nato in Canada, una piccola città che si chiama Hamilton. I miei genitori, tutti e due, sono nati in Italia. Io parlavo italiano prima che parlavo inglese. Backstage, penso che la gente pensano che, backstage, però backstage non è tanto meraviglioso. Nostri strumenti, vestiti, cambiamenti. E poi si vede la vita del musicista. Frigorifero vuoto, tavolo senza cibo. E per questo sono dovuto andare a scuola. Pensiamo, può darsi che maybe è qui. Può darsi. Oggi sono stato in corte fino alle 15:30. Mi sono vestito, cambiato, messo a posto la chitarra. Adesso sono felice. La gente che mi conosce come avvocato, quando mi vedono qui che sto suonando, non credono a quello che stanno guardando. E le persone che mi conoscono solamente come musicista non si rendono conto che nel giorno sono avvocato. Qui negli Stati Uniti conosciamo Bocelli, conosciamo Zucchero, conosciamo Lefebvre. Conosciamo Maneskin. Maneskin oggi è il più grande band, io penso, nel mondo. Io l'ho visto qui con 4.000 persone, non si poteva muovere. Questa è la passione da quando ero bambino. Mi piace tantissimo il lavoro che faccio nel giorno, però una volta che arrivo qui, i guai che avevo anche di 2 ore fa, non importano più. We are an Italian-American rock and roll band. We sing songs that they stole from us in the U.S., but we wrote them in Italy first. Yeah,